Una volta effettuato l'acquisto del servizio PEC su dominio, hai la possibilità di creare caselle PEC su dominio certificato di terzo livello nella forma nome casella chiocciolapec.nomedominio.estensione, dove nome casella è il nome scelto al momento della creazione della casella PEC e pec.nomedominio.estensione è il dominio certificato, attivato e incluso nel servizio. Inoltre, hai la possibilità di ricercare le caselle PEC create, modificarne la password di accesso oppure cancellarle. In questo video ti mostrerò i dettagli di ogni singola procedura. Per iniziare, collegati alla pagina gestionemail.pec.it. Nei rispettivi campi inserisci la tua casella postmaster@pec.nomedominio.estensione, la relativa password e accedi. Dal menu di sinistra in alto, seleziona la voce Creazione caselle. Alla schermata visualizzata inserisci il nome che vuoi dare alla nuova casella, senza chiocciolapec.nomedominio.estensione. Nel campo password digita la nuova password da associare alla casella, rispettando i requisiti sottoindicati. Clicca sopra l'icona a forma di occhio se vuoi visualizzarla in chiaro. Ripeti la password nel campo sottostante. Clicca Crea casella per completare l'operazione. La casella è stata creata con successo. Per cercare rapidamente caselle già create, devi utilizzare la funzione Ricerca caselle, disponibile dal menu in alto a sinistra. Nel campo apposito, immetti il nome della casella che vuoi cercare, utilizzando anche i filtri disponibili. Clicca Cerca. I risultati vengono visualizzati nella parte sottostante il modulo. Per cambiare la password di una casella, cercala utilizzando la procedura appena mostrata e una volta individuata la casella, in corrispondenza della stessa, clicca sui tre puntini e seleziona la voce Cambia password. Inserisci la password rispettando i parametri indicati. Il sistema, mentre la digiti, verifica in automatico i caratteri inseriti e se questi rispettano i requisiti, li spunta in verde. Clicca sopra l'icona a forma di occhio se vuoi visualizzarla in chiaro. Ripeti la password e poi salvala. Per concludere, nel caso in cui tu voglia eliminare una casella, in corrispondenza della stessa, clicca sui tre puntini e seleziona la voce Elimina casella. Clicca nuovamente su Cancella per confermare l'operazione.